Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Andiamo in provincia di Pescara, a Pianella, dove questa mattina, importante più che mai, c'è stata l'inaugurazione di un nuovo punto vaccinale. Lo facciamo con il nostro Stefano Recanati, che è in compagnia del sindaco Sandro Marinelli, che saluto e ringrazio. Allora, Stefano, linea a te. Buongiorno, siamo a Pianella, alle nostre spalle il punto vaccinale inaugurato poche ore fa alla presenza del sindaco Sandro Marinelli, dell'assessore alla salute Nicoletta Verri e del direttore della ASL Vincenzo Ciamponi. Punto vaccinale importantissimo perché permetterà nei prossimi giorni di vaccinare e di iniziare a vaccinare anche per i paesi di Pianella e quelli limitrofi. Ringrazio, come hai detto tu già in apertura, il sindaco Sandro Marinelli, a cui do il buongiorno e le chiedo la prima domanda: qual è l'importanza dell'inaugurazione di questo punto arrivato con un lavoro fatto in 2 mesi? Ecco, pochi mesi fa qui dentro era un locale senza uso. Sì, l'importanza è decisiva. Innanzitutto buongiorno a tutti voi. L'importanza è sicuramente decisiva perché sono i vaccini quelli che segneranno la prospettiva della nostra uscita come collettività da questa terribile situazione. Per cui circa 3 mesi fa, con tutta la maggioranza dell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di guardare avanti e di impegnare delle risorse importanti, perché questa ristrutturazione ha impegnato 225 mila euro di risorse comunali derivanti dal cosiddetto fondone Covid, per appunto creare questo centro dedicato esclusivamente alle vaccinazioni e eventualmente agli screening di massa della popolazione. Quindi abbiamo fatto questa specie di miracolo in 60 giorni, adeguando una struttura che dal punto di vista sismico era già molto sicura, perché è un indice di vulnerabilità pari ad 1, il massimo possibile, ma era allo stato grezzo, al primo piano, e quindi sono circa 300 metri quadri che abbiamo in tempi record, in soli 60 giorni, adeguato a tutte le normative, ed ora possiamo finalmente offrirlo alla disponibilità della ASL per iniziare questa ineludibile campagna vaccinale. Ecco, sindaco, è soddisfatta l'assessore Nicoletta Verri per questa importante inaugurazione del punto vaccinale. Assessore Verri, che nell'intervista che abbiamo realizzato in mattinata ha parlato dei vaccini, della situazione vaccini nella regione Abruzzo, dopo che ci sono state tante polemiche nelle ultime ore su una mancanza anche di un piano vaccinale adeguato. Prima di andare ad ascoltare l'intervista, ricordiamo che sono state consegnate 114.150 dosi, invece quelle somministrate sono 82.415, con una percentuale del 72,2%. E allora, se la regia è pronta, ci andiamo a sentire l'intervista realizzata dall'assessore Nicoletta Verri. Siamo tra le prime regioni, anche entro le prime 10 regioni, che hanno la possibilità di somministrare il vaccino all'80% in base alle dosi che noi riceviamo. Questo è importante sottolinearlo. Quindi quell'altro 20-30% riguardano le dosi che mettiamo da parte, perché, come voi sapete, bisogna fare il secondo richiamo. Quindi siamo in regola, siamo nella norma, rispettando anche quello che è l'elenco nazionale. I vaccini che vengono dati alla nostra regione, mi auguro che a più presto aumenteranno, così come ci è stato promesso dal Presidente Draghi, sono quelli che vanno in base alle categorie della nostra regione. Quindi, fin quando la suddivisione è sulle categorie, noi riceviamo quelle dosi in base al numero degli operatori sanitari, dei sanitari e degli over 80, che noi stiamo ridistribuendo e stiamo vaccinando, così come risulta dalla tabella ministeriale. Ecco, a proposito di categorie, anche questa denuncia del fatto che ci sarebbero dei canali preferenziali. Ma questo io non ne sono a conoscenza, senz'altro se è arrivato qualche segnalazione vuol dire che c'è stata qualche disfunzione, e ben vengano delle, diciamo, delle situazioni che portano alla luce queste disfunzioni. Anche il mondo della scuola è sceso in campo, perché la scuola è comunque una priorità per la ripresa. Si è parlato di questi vaccini che comunque anche sul territorio di Pescara si sono bloccati. Qual è la propria risposta, la risposta dell'assessore? Non sono bloccati, e perché
aspettavamo le dosi, proprio l'altra sera sono arrivati 26.000 dosi, approfittiamo di questa settimana in cui ci sarà la didattica a distanza per poter vaccinare tutti i docenti, tutto il corpo scolastico e ripartire in sicurezza. Ultima domanda sulle zone rosse, l'ordinanza numero 11 del Presidente Marsiglio emanata sabato sera ha messo alcuni comuni della provincia di Pescara come Pianella anche in zona rossa, ci sono dei paesi monitorati come Pineto, Silvi, c'erano 48 ore di tempo, come la situazione lì e qual è la decisione? Denominare zona rossa vuol dire attivare una circoscrizione più definita e quindi la possibilità di screening maggiore, la possibilità di vaccinare di più per evitare che il virus possa correre più velocemente. Abbiamo messo in atto insieme ai dipartimenti della prevenzione tutte le attenzioni dovute, vengono definite in zone rosse alcuni comuni o a rischio rosso proprio per poter aumentare la prevenzione. E allora abbiamo ascoltato le parole dell'assessore alla sanità della regione Abruzzo Nicoletta Verì, che ha un po' risposto alle polemiche queste ore sulla campagna vaccinale, sui numeri e sui ritardi che per esempio dall'opposizione vengono più volte sottolineati. Io torno a Pianella dal sindaco Marinelli, al quale chiedo una considerazione rispetto al fatto che se c'è un elemento positivo, insomma vediamo di trovare anche qualche nota positiva in questa pandemia, è che finalmente si torna ad investire sulla sanità pubblica anche sul territorio che in questi anni era stato un po' abbandonato, non so se lei è d'accordo. Assolutamente sì, è chiaro che non solo in Abruzzo, ma credo che a livello nazionale la pandemia abbia messo tutti davanti alla necessità di ripensare un modello di sanità che tendeva troppo alla centralizzazione nelle aree metropolitane, soprattutto in realtà come la nostra che ha una capillarità di borghi e di centri sparsi per la regione, è chiaro che una sanità di prossimità è assolutamente indispensabile, quindi ben vengano tutte le iniziative che portano la sanità verso i cittadini e sgravano anche gli ospedali di un lavoro di drenaggio di tutte quelle situazioni che possono e devono essere gestite a livello territoriale. Stefano. In mattinata, Alfredo, è intervenuto, come detto, anche il direttore della ASL di Pescara, il dottor Vincenzo Ciamponi, a questa inaugurazione. Con lui c'è stata l'opportunità di parlare della situazione Covid Hospital a Pescara, ma anche della situazione degli ospedali periferici come quello di Penne e quello di Popoli. Allora, le parole del dottor Vincenzo Ciamponi. È una situazione difficile, la stiamo gestendo. Mi permetto di dire questo, di ricordare ancora una volta l'importanza dei comportamenti corretti. Se non ci aiutiamo diventa difficile. Riusciamo ad andare avanti, però occorre anche la collaborazione dei cittadini sui comportamenti. Dobbiamo continuare con pazienza ad avere comportamenti rigidi. Dobbiamo andare in giro il minimo indispensabile, sempre con le mascherine, se no diventa veramente difficile. Si può prevedere un ampliamento del Covid Hospital o i posti che ci sono sono quelli e si dovrà lavorare con i comportamenti corretti? I posti sono sufficienti, stiamo ponendo in essere anche delle altre strategie, però ribadisco, i comportamenti sono fondamentali. Invece per quanto riguarda gli ospedali periferici, si parla di Penne e Popoli, resteranno degli ospedali, come si dice in gergo, puliti o dovranno aiutare il Covid Hospital di Pescara? L'ASL e ASL Pescara, Penne e Popoli, penso di aver risposto. Queste le parole di Vincenzo Ciamponi, con l'ultima domanda dove ha avuto una risposta anche così un po' criptica, ma a questo punto è facile prevedere che se la situazione dovesse peggiorare gli ospedali di Popoli e Pescara e Penne, scusate, sono ospedali che entrerebbero in prima linea per la lotta all'epidemia Covid. Sindaco, in chiusura, prima volta per Pianella in zona rossa da una delibera regionale, a parte il lockdown nazionale, come la sensazione, quali sono i numeri? E lei ha parlato anche con lo stesso Marsiglio per chiedere più certezza e più trasparenza sui numeri.
Sì, stiamo anche questa mattina stessa, io ho avuto una corrispondenza con la ASL di Pescara perché continuiamo ad avere divergenze sui numeri e sul calcolo, soprattutto sul conteggio dei guariti che sembrano non essere adeguatamente tenuti in considerazione negli ultimi dati resi noti con il verbale del 26 febbraio che poi ha dato origine ai provvedimenti molto gravosi. Con Marsiglio ci siamo confrontati e approfitto anche per ringraziarlo pubblicamente la grande disponibilità e apertura al confronto in ogni situazione, soprattutto sull'opportunità o meno di intervenire sulle scuole primarie. Certo, una maggiore puntualità sui dati darebbe al decisore politico certezze diverse. Stiamo cercando di collaborare con il direttore Ciamponi, ci sentiamo pressoché quotidianamente per arrivare ad uno scambio di informazioni che consenta poi a tutte le componenti politiche di prendere le decisioni migliori possibili, sapendo sempre che prima di sacrificare dei diritti importanti, quali quelli degli studenti, soprattutto gli studenti più piccoli, vanno messe in campo tutte le risorse possibili. In questo senso ci conforta l'indicazione che fino a questa mattina abbiamo ricevuto dall'assessore Verì di un'intensificazione, un'accelerazione decisa sulla campagna di vaccinazione al personale scolastico. Sarà decisivo e noi faremo sicuramente la nostra parte, abbiamo investito per questo e ce la metteremo tutta per aiutare la Regione, la ASL in questa importante sfida. Grazie Sindaco di Pianella Sandro Marinelli per questo importante contributo che ci ha dato nella giornata di oggi per l'inaugurazione del punto vaccinale. Prima di restituirvi la linea allo studio, diamo la notizia battuta poco fa dall'ANSA perché il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha chiesto al Ministro Speranza e a Domenico Arcuri la possibilità di iniziare a vaccinare anche gli studenti con età superiore a 18 anni. E da Pianella è tutto, linea che può tornare definitivamente allo studio. Sì, grazie a Stefano Recanati e al sindaco di Pianella Sandro Marinelli. Noi proseguiamo adesso con il nostro giornale. Andiamo a Teramo, l'aumento dei ricoveri per Covid. L'ospedale Mazzini mette in allarme la ASL Teramana che decide così misure restrittive nei quattro ospedali. Per il momento saranno garantiti solo ricoveri urgenti e interventi chirurgici salvavita. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale cercando di accelerare il più possibile. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La terza ondata Covid sembra investire in pieno la provincia di Teramo. Salgono i ricoveri, solo ieri sono stati 14, che si aggiungono ai 142 e i contagiati hanno tra i 50 e i 60 anni. Dunque 156 ricoverati ad oggi, anche se va ricordato che al Mazzini sono stati trasferiti alcuni malati da Pescara e Chieti. Numeri importanti che hanno indotto l'ASL di Teramo ad adottare dei provvedimenti per rispondere tempestivamente a un eventuale ulteriore mutamento della situazione. Il gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale Maurizio Di Giosia ha deciso che per il momento nei quattro ospedali teramani saranno garantiti solo i ricoveri urgenti e che si procederà esclusivamente ad interventi salvavita o su patologie oncologiche. Viene invece garantita come di routine l'attività ambulatoriale con un ulteriore innalzamento delle procedure di sicurezza. Intanto le misure di contenimento del focolaio attivo da una settimana all'ospedale Mazzini forniscono risultati confortanti. Sono solo due i nuovi contagi registrati, emersi dai tamponi eseguiti giornalmente nei reparti con pazienti positivi e ogni 3 giorni negli altri, per un totale di oltre 500 tamponi. Sul fronte delle vaccinazioni, intanto nella giornata di domenica, nella sala Ipogea di Teramo, sono stati effettuati i vaccini al personale scolastico e dell'università. Dovevano essere in 600, come stabiliva il cronoprogramma delle prenotazioni, ma per un disguido si sono presentati 424 docenti in più. Si è purtroppo formata una lunga fila all'interno del sottopassaggio che porta al salone interrato dell'Ipogeo con qualche assembramento di troppo. La buona notizia è che sono stati vaccinati tutti, 1024 tra docenti e altre figure del mondo della scuola. Intanto Teramo Città riprende oggi, per terminare domani, la vaccinazione degli over 80. E abbiamo parlato dunque delle vaccinazioni nella scuola con la didattica a distanza per tutti gli istituti, dalle elementari fino alle superiori. Dunque, mondo nella scuola, della scuola nel pieno della terza ondata. Non mancano i problemi con i sindacati che esprimono
diverse preoccupazioni. Le ascoltiamo nel servizio di Paolo Renzetti. Vaccinazioni a singhiozzo, didattica a distanza con tutte le problematiche che ci sono, non è un momento semplice per la scuola nella nostra regione Trotta. Voi avete con gli altri sindacati fatto anche un comunicato per denunciare alcune cose che non vanno, quali in particolare? Allora, nella scuola praticamente allo stato attuale non funziona niente. La campagna vaccinale ha avuto dei grossi problemi, ha avuto inizio il 20 di febbraio, subito è cessata, è stata ripresa sabato e domenica, ma non esistono ad oggi dei dati sulla campagna e sulle date precise. Il problema è che non si possono... Non si può pensare praticamente di ottenere una risposta dalle scuole e dai docenti, dal personale ATA, significativa, in quanto non abbiamo mascherine FFP2 per i docenti. L'ordinanza numero 11 di Marsiglio ha previsto che devono essere chiuse tutte le scuole di tutta la regione, tranne quelle dell'infanzia, dove i bambini non portano le mascherine. Il problema è serio, non ci hanno comunicato mai i dati sui contagi all'interno delle scuole, non ci hanno comunicato quello che ha deciso il report del Comitato Tecnico Scientifico regionale e navighiamo a vista praticamente, non sappiamo come uscirne a questo punto. La didattica a distanza, allora precisiamo che le zone rosse sono Pescara e Chieti, le province di Pescara e Chieti, quindi per la nazione, per lo Stato italiano, noi siamo arancioni, quindi non ci sono né i vantaggi delle zone rosse, prendendoci però tutti gli oneri consecutivi. E di conseguenza la didattica a distanza crea problemi per la gente che sta in smart working, per chi ha 2 o 3 figli, per i docenti che sono collegati dalla mattina praticamente fino alla sera online, non se ne può uscire così. La soluzione sarebbe chiudere le scuole con la didattica a distanza, effettuare un piano vaccinale degno di tale nome, dopodiché riaprire in sicurezza. Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Noi ci rivolgiamo alla regione, all'ufficio scolastico regionale, all'ufficio scolastico provinciale. Dobbiamo uscirne in sicurezza tutti. Non dimentichiamo che ci sono le mense nelle scuole, ci sono lavoratori precari che non risiedono in Abruzzo e quindi non hanno diritto alla campagna vaccinale. Insomma, è un caos. E adesso voltiamo pagina con una notizia sindacale. La FIOM CGIL provinciale di Chieti e la RSA FIOM della Sevel hanno indetto uno sciopero per mercoledì prossimo per protesta contro la decisione dell'azienda di non rinnovare da oggi il contratto a 47 lavoratori somministrati che saranno sostituiti da lavoratori in cassa integrazione provenienti dallo stabilimento di Cassino. La FIOM contesta anche la decisione di Atlas e Iscot, società di pulizia all'interno della Sevel, che hanno deciso di mandare 29 lavoratori in somministrazione in cassa integrazione da oggi, 1 marzo, per riorganizzare le attività. Diventa operativa Stellantis, si aprono le prime contraddizioni, dice in una nota la FIOM. In Sevel aumentano i volumi produttivi, si parla di arrivare a 320.000 furgoni e nell'ultima settimana non vengono rinnovati 80 contratti interinali. Tra riduzione dei costi sulle ditte di pulizie e scelte aziendali della Sevel, a pagare sono i più deboli, continua la FIOM. Ribadiamo che tutto questo avviene in presenza di un aumento dei volumi, quindi è una scelta aziendale non dovuta a situazioni di mercato o di crisi. Questo si legge nella nota dei sindacati. E adesso lo sport, partiamo dal calcio di B, dopo il pareggio di sabato contro il Lecce per il Pescara è già tempo di tornare in campo. Domani sera infatti biancazzurri di scena al Pier Cesare Tombolato di Cittadella contro i Granata. Arbitra Giulia della sezione di Olbia, nelle Pescara out Seter, Sorensen, Tabanelli e Riccardi. Bocchetti e Rigoni dovrebbero partire per la trasferta, ma in ogni caso potrebbero sedersi in panchina. Confermata la difesa vista contro in Lecce, in salita le quotazioni di Balzano, Maestro e Giannetti. Nelle Cittadella assenti Pavan, Mastrantonio, Vita, Tsagiut e già assenti a Monza, e Cassandro che si è infortunato al flessore al Brianteo. Pescara che anche secondo il DS Bocchetti da qui in avanti deve cercare di osare
maggiormente per cercare di arrivare ai tre punti. Lo ascoltiamo. Ma noi dobbiamo affrontare le squadre per vincere le partite, quindi che sia Frosinone, che sia Lecce, noi dobbiamo andare in campo per vincere le partite perché abbiamo bisogno di punti e di punti importanti. È normale che oggi è stata una buona gara, abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, concedendo veramente poco all'avversario, però per vincere queste partite qua bisogna concedere poco, perché loro hanno degli attacchi importanti, sia quello del Frosinone e sia quello del Lecce. Abbiamo avuto tante palle gol per riuscire a pareggiare, addirittura potevamo vincere la partita, però abbiamo pareggiato forse nel momento dove c'era poco tempo per riuscire a ribaltare la partita. Si è visto qualcosa di meglio rispetto alle altre partite? Al primo tempo hanno fatto comunque una buona gara perché si sono sacrificati tanto. Ricordiamo che comunque loro lasciavano sempre tre giocatori in attacco fissi, quindi hanno una posizione di classifica che possono permettersi di fare tutto. Noi arriviamo da una posizione di classifica deficitaria, quindi abbiamo bisogno di un po' di equilibrio in più. Questi giocatori che possiamo mettere in corso d'opera sono giocatori di qualità che possono dare qualcosa in più e l'hanno fatto bene. Ma noi saranno tutte partite così, quindi la paura non c'è, e dobbiamo solo usare qualcosa in più, questo sì, però possiamo usare con equilibrio, non è che possiamo andare sui campi all'arma bianca a cercare di vincere le partite e poi prendiamo tre gol, dobbiamo cercare comunque di avere un equilibrio importante e sfruttare le occasioni che ci concedono, perché oggi abbiamo veramente buttato via tre punti che potevano essere una buona cosa per noi, per la classifica, per l'ambiente, e cercare di lavorare bene sulla partita di Cittadella. Scendiamo in Serie C adesso, torna a vincere il Teramo che impone un 2-0 senza storia ad una Paganese apparsa molto in difficoltà. Gol di Lari e Bombaggi, espulso Piacentini per doppia ammonizione, mentre lo stesso Bombaggi rimedia un giallo ingenuo nel finale e anche lui dunque salterà la gara di domenica contro il Catanzaro. Andiamo a vedere la partita con Ania Cantagalli. Il Teramo torna a vincere a distanza di un mese, battendo 2-0 la Paganese al Bonolis e ritrovando la sesta piazza in classifica in vista del turno di riposo infrasettimanale. Due ingenuità però andranno a condizionare la prossima sfida contro il Catanzaro. Paci conferma la formazione che ha pareggiato contro la Juve Stabia. Il Teramo dunque non fa ancora una volta minutaggio e manda in avanti Pinzauti assistito da Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira. Consueto 3-5-2 per la Paganese al terzo impegno settimanale con Diop e Raffini in terminali offensivi. Il primo tempo si gioca su ritmi blandi e con gli azzurro stellati di fatto assenti, nonostante la necessità di cercare punti per lasciare la zona play-out. Santoro, dopo neanche un minuto, è protagonista di un tiro deviato, ma sempre a ritmi bassi al 18° il Teramo passa. Costa Ferreira mette a referto un altro assist stagionale, con palla che Ilari controlla e deposita alle spalle di Baiocco. Per il centrocampista, che non segnava dal 15 novembre contro il Catania, è il sesto gol stagionale. La Paganese non si desta ed il Teramo, sempre in controllo, trova anche il raddoppio. Al 27° Pinzauti si libera bene in area, mette in mezzo per Bombaggi, che è più rapido degli avversari a toccare la sfera e firmare il 2-0. Anche per l'ex Pordenone è il sesto centro in campionato. La formazione di Di Napoli sarà pericolosa per modo di dire nel primo tempo solo con una conclusione dalla distanza di Sirignano, che Lewandowski blocca senza problemi. Poco dopo Bombaggi non trova la capocciata giusta dagli sviluppi di un angolo, mentre Pinzauti al 37° non capitalizza una palla persa in impostazione degli ospiti, alzando troppo la mira da buona posizione. La prima frazione si chiude con un tentativo da fuori area di Bombaggi che finisce a lato. Di Napoli manda in campo Bramati e Guadagna ad inizio ripresa per Squillace e Gaeta, passando al 3-4-1-2. Al nono però è ancora Teramo con Santoro che semina il panico in area e Pinzauti anticipato sul più bello. Al quarto d'ora Pinzauti si mette in proprio, supera un paio di avversari ma non trova lo specchio a Baiocco battuto. Al 26° Mendicino, entrato da poco, impegna Lewandowski dalla distanza in quella che sarà l'unica parata di giornata dell'estremo del Teramo. Al 28° Santoro si fa vedere ancora, la palla arriva a Bombaggi, che però non inquadra e spara alto. Il Teramo controlla il finale di gara, anche se dal 34° sarà in inferiorità numerica. Piacentini infatti rimedia il secondo giallo di giornata su fallo praticamente in fotocopia rispetto al primo tempo. Nel recupero Bombaggi si fa invece ammonire per proteste e, considerata la diffida, salterà anche lui la sfida di domenica prossima contro il Catanzaro. Il Diavolo ritrova comunque tre punti importanti per classifica e morale e si prepara ora ad un match di ben altro tenore.
Ancora calcio e scendiamo in Serie D, terza giornata di ritorno nel girone F. Vincono Notaresco e Castelnuovo, rossoblù, piegano l'Agnonese ma aprono le marcature con una rete irregolare di Gallo prima del raddoppio di Banegas. I neroverdi battono l'Aprilia fra le mura amiche, pareggia la Vastese col Fiuggi mentre il Giulianova è punito a Recanati da una rete dubbia. Sentiamo il punto di Jacopo Forcella. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un bilancio che sarebbe stato dolce per gli abruzzesi di Serie D se non fosse per la beffa subita nel finale dalla Giulianova, punito da un gol molto dubbio di Pennacchioni al primo minuto di recupero. Fa festa il Notaresco, ma il successo sull'Olimpia Agnonese è macchiato dal gol irregolare di Gallo, che tocca il pallone con la mano destra, traendo in inganno l'arbitro e il primo assistente, che non vedono nulla e assegnano una rete chiaramente irregolare. Rosso-blu che chiudono la pratica con il solito Banega, ancora a segno e che sale a quota 11 marcatori in campionato, lanciando i suoi alla rincorsa del campo basso che resta più 4. Sapevo che era una partita che si poteva complicare perché loro hanno fatto nelle ultime due partite, hanno preso tantissimi giocatori, quindi sono una squadra che ci credono fino alla fine per cercare di arrivare ai playout. E quindi lo sapeva, nonostante tutto abbiamo avuto tante occasioni da gol e forse dovevamo essere un po' più cattivi nell'esecuzione. Poi la partita l'abbiamo vinta, penso, cioè, non penso, meritatamente. Chi ha 11 gol come Banegas e Loviso, che trascina con De Giglio e Castelnuovo alla vittoria contro l'Aprilia. Gara scoppiettante e ricca di emozioni, con i laziali che passano a metà della prima frazione grazie al centro di Pezzone, ma il centrocampista ad impattare in chiusura di tempo. L'1-1 dà nuova forza ai neroverdi, che innestano le marce altissime con la doppietta di De Giglio nella ripresa, che chiude la pratica e rende mano il gol nel finale di Laghigna. Castelnuovo che si conferma così terza forza del campionato. Sono stati i primi 20 minuti dove abbiamo subito le loro manovre, no? Lo sapevamo, e il problema è che non siamo riusciti mai ripartire, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo anche spaventati un po', quindi abbiamo perso un po' di sicurezza, di certezze. Poi sicuramente il pareggio ci ha ridato vigore, poi nel secondo tempo è stato un altro Castelnuovo, perché abbiamo corretto un po' di cose, siamo andati a prenderli più alti impedendogli di giocare. Altra gara ricca di reti all'Aragona, con la Vastese che riesce ad acciuffare in extremis un pari al cospetto del Fiuggi, trascinato dalla doppietta di Gaetani. La prima rete in posizione regolare è ripresa dal gol del giocatore più in forma tra gli aragonesi, Mamona, ancora a segno. Gaetani nel secondo tempo permette all'11 di Beppe Incolciati di rimettere il naso avanti, ma è Capitanio a tempo quasi scaduto a regalare un punto alla formazione di D'Adderio. Ma diciamo che potevamo anche perdere. Il risultato non dico più giusto, perché dopo abbiamo creato anche noi, però loro ci hanno messo in difficoltà. C'è stato un quarto d'ora che prima o poi aspettavamo che facessero gol, e devo dire che forse la migliore squadra vista finora. Bisogna essere obiettivi, ma devo riconoscere questo Fiuggi che ha tanta qualità, e non solo qualità, anche corsa. Sconfitta beffa e con un gol molto dubbio per il Giulianova, che a Recanati sfiora l'impresa prima di inchinarsi alla formazione di casa. Pagliari coglie il primo successo in giallorosso, scappando sul 2-0 con i centri di Tittone prima e Liguori poi. Ma il Giulianova è indomito e in pochi giri di lancette riesce a riemergere dallo svantaggio. Al 67esimo Antonelli, al 68esimo Danna firmano la parità, che sarebbe meritata ma che sfuma con la mischia conclusiva, nella quale qualche spinta di troppo ai danni dei difensori di Bitetto avrebbe potuto portare all'annullamento della rete marchigiana. Un momento in cui eravamo, diciamo, di slancio, anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire. Poi ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Recanati ha collezionato anche diversi calci d'angolo, e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo. Mercoledì 4 recuperi, il Giulianova va al Civitelle contro l'Agnonese per una gara da non fallire assolutamente. Il Notaresco invece al Savini ospita il Tolentino per cercare di accorciare sul campo basso. Oltre a questi match, in campo anche Recanatese Aprilia e Matese Atletico Porto Sant'Elpidio.
È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. Grazie ancora e buona giornata.